Ciao, sono Giuditta e mo vi spiego. Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo Mo' vi spiego per la settimana Christopher Nolan, analizziamo il mio film preferito di Christopher Nolan, ovvero Memento, cioè diciamo come la narrazione possa dipendere totalmente dal montaggio. Dunque iniziamo con una piccola digressione sul montaggio, giusto per introdurre l'argomento e farci capire meglio. Allora, il montaggio per un film è la colla che tiene insieme tutte le scene, chiaramente, però diciamo che è anche la nostra guida, perché noi possiamo paragonare il montaggio alla bacchetta che utilizzavano quei vecchi maestri di scuola, che appunto con la quale segnavano le cose alla lavagna, no? Indicavano le cose alla lavagna. Ecco, quello è il montaggio, cioè reindirizza il nostro occhio verso un qualcosa, ci fa capire che cosa sono le cose importanti sulle quali ci dobbiamo focalizzare. È la nostra guida, insomma. Andiamo avanti. Dunque, Memento è il secondo lungometraggio di Christopher Nolan, basato sul romanzo scritto dal fratello di Christopher Nolan, intitolato Memento Mori. Benissimo. Memento parla di quest'uomo che soffre di, diciamo, perdita di memoria a breve termine, più o meno, come Dory, alla ricerca di Nemo. Più o meno. Che però vuole uccidere il carnefice della moglie, essenzialmente. Tutto questo chiaramente con la narrazione temporale di Nolan, quindi balzi in avanti, balzi all'indietro, ma io sono qua apposta per spiegarveli ora. L'obiettivo di Christopher Nolan in realtà è stato proprio quello di avvalersi del montaggio, non in ordine cronologico ma sparso, per portare lo spettatore a provare le stesse emozioni, le stesse sensazioni che prova il nostro protagonista. E ci è riuscito al 100%, perché noi durante tutta la visione del film non capivamo niente, cioè proprio nulla. Tra l'altro c'è da dire che questa scelta di utilizzare un montaggio appunto non in ordine cronologico non è stata proprio un'innovazione di Nolan, se vogliamo essere precisi, perché un altro regista di grande livello, di grande successo, l'ha fatto prima di lui, appunto sto parlando di Quentin Tarantino con Pulp Fiction e anche Le Iene, se vogliamo, che però diciamo che a differenza di Nolan non ha utilizzato il montaggio per far provare allo spettatore un senso di confusione, ma per altri motivi. Ma non parliamo di Tarantino, voglio sempre parlare di Tarantino, andiamo su Nolan. Bene, ora torniamo a parlare di Memento e andiamo più nel dettaglio. Allora, in Memento ci sono, diciamo, due parti che si mischiano tra di loro per tutto il tempo, ovvero una parte in bianco e nero, che sono i fatti raccontati in ordine cronologico, e la parte a colori in ordine misto. Anzi, in realtà segue un ordine particolare che ora adesso vi narro. L'importante però è capire che il protagonista si dimentica le cose ogni 15 minuti. E anche nel film ogni scena è interrotta dopo 15 minuti. Infatti, dopo 15 minuti si passa a una scena successiva che è quella cronologicamente opposta a quella precedente. Ora mi spiego meglio, vi faccio tutto. Utilizzo i gesti, se no non ce la facciamo più. Dunque, in questo momento vorrei tantissimo avere una lavagnetta con tutto il mio cuore. Facciamo finta di niente. Dunque, allora, prendiamo la storia, cioè i fatti che avvengono nella storia, non il film. La storia, dall'inizio alla fine. Ok, la dividiamo in piccoli pezzetti che saranno le nostre scene. Ora, questa invece è la parte del film. Bene, per creare il nostro film. Prendiamo la storia divisa in pezzetti. Prendiamo il primo pezzo di storia, diventerà la nostra prima scena. Poi prendiamo l'ultimo pezzo della storia e la mettiamo come seconda scena. Poi prendiamo il secondo pezzo di storia, lo mettiamo al terzo posto, la penultima e via così. Quindi arriveremo alla fine del nostro film con la parte centrale della nostra storia, i fatti che avvengono nel centro. A questo punto, quindi, noi abbiamo tutto il nostro bel film con il colpo di scena finale, che però quel colpo di scena in realtà sarebbero i fatti avvenuti nel mezzo. Quindi, se noi avessimo visto il film in maniera cronologica, avremmo scoperto il colpo
colpo di scena nel mezzo, quindi tutta l'ultima parte del film non ci sarebbe interessata perché sappiamo già tutta la verità. Quindi Nolan che cosa fa? È furbissimo e ci mette questo pezzo alla fine che, sorpresa, perché che senso ha un colpo di scena in mezzo al film? Cioè solo in Ghostland, La casa delle bambole e pochi altri film, insomma. E quindi io penso che questa struttura sia geniale. Anni e anni di interrogazioni esprimendomi a gesti hanno portato a questi risultati. Dunque, insomma, la cosa ancora più bella però di Memento è che per tutto il film noi abbiamo veramente voglia di conoscere la verità, è il nostro unico obiettivo quello di sapere la verità. Però arriviamo alla fine e grazie appunto al monologo finale, spoiler, ma ormai penso che sì, insomma, se siete arrivati a questo punto... insomma, ve ne sarete accorti. Dunque, alla fine si capisce che in realtà la verità è tutto ciò a cui noi vogliamo credere. La verità è un qualcosa di fittizio che si crea nella nostra testa. Geniale, cioè veramente Nolan qua ha spaccato un po'. Detto questo, io spero vivamente con tutto il cuore di essermi fatta capire, almeno in parte, almeno un pochino, per favore, e insomma di avervi fatto capire l'importanza che ha il montaggio, perché ovviamente è tutto montaggio, cioè è incredibile. Nulla, chiaramente riguardatevi Memento e ditemi se avete scoperto quel giochino che abbiamo fatto con le mani di mettere in ordine le scene. Io le riguardo un'altra volta perché non ci ho capito niente. Ma vabbè, comunque insomma, ci vediamo settimana prossima per un nuovo Movie Spiego.